Con Amedeo Fago, uno degli ospiti dell'evento Il Politecnico, una storia romana degli anni 70. A Roma, alla Facoltà di Architettura, Aula Fiorentino, il 22 settembre 2023. Ben trovato. Ben trovati a voi. Voglio precisare la facoltà di architettura della Sapienza a Valle Giulia, la famosa sede del 68, la battaglia di Roma. In cosa consiste questo evento? Io ho realizzato un film e successivamente è stato realizzato un libro sull'esperienza del Politecnico. Politecnico è stato un punto di riferimento molto importante a Roma dal 1974 fino al 2014 più o meno, perché è stato forse l'unico caso di un centro culturale polivalente, ma davvero polivalente nel senso che era un centro culturale che conteneva al suo interno una serie di laboratori artistici, di architetti, di scultori, di pittori, di musicisti, di teatranti, di cinefili, per cui era un luogo di incontro delle arti che aveva anche uno sbocco verso l'esterno, nel senso che poi c'era una sala teatrale, una sala cinematografica, il Cineclub, un cineclub che è stato anche insieme al Film Studio, sono stati i primi coinvolti per le estati romane organizzate negli anni 70 da Renato Nicolini. Quindi diciamo che il Politecnico ha avuto un ruolo molto importante nella vita culturale romana degli anni 70 e successivamente anche degli anni 80. Però la cosa interessante proprio è il motivo per cui si è deciso io di fare il documentario e poi di fare questo libro, è proprio la singolarità di questa esperienza, che credo che sia stata un'esperienza unica, forse anche in Italia, insomma, non mi risulta che ci siano, riferite a quegli anni, delle altre situazioni. Il documentario come è strutturato? È una narrazione di come è nato, com'è nata questa idea, di come si è sviluppata. E poi ci sono una serie di interviste dei primi artisti che hanno aderito a questa iniziativa. E poi ci sono materiali di repertorio. Insomma, è un documentario che racconta praticamente i primi 10 anni di vita del Politecnico, cioè dal 74 fino all'85-86. E il libro che è stato fatto successivamente è la stessa cosa, però con l'aggiunta di due appendici, una di documenti, anche documenti interni, privati, anche perché noi avevamo un tazebao lì nel cortile del Politecnico, e quindi emergono anche questi contrasti, questa dialettica interna che c'era poi in questo gruppo composito, fatto di personalità diverse, quindi anche con punti di vista diversi. E poi c'è un'altra appendice che è stata abbastanza complicata da realizzare, però è per chi ha vissuto quegli anni molto interessante, si intitola Giorno per giorno al Politecnico. Noi praticamente abbiamo ricostruito la programmazione di questo luogo, che appunto aveva una programmazione praticamente continua di teatro e di cinema, poi anche di musica e anche come spazio espositivo di arti visive. Quindi c'è questa specie di calendario in cui magari ha visto e si ricorda di aver visto un film al Politecnico dal 1974 al 1986, va a guardare lì e può scoprire in che giorno l'ha visto, in che anno, in che giorno. E per il resto è un libro di testimonianze. C'è una lunga introduzione che ho scritto io, poi c'è una prefazione dell'assessore alla cultura del Comune di Roma, professore di storia alla Seconda Università di Dottor, e poi c'è due testimonianze, una di Giuliano Scabbia e un'altra di Piero Stilio Rossi, che è un architetto che ha studiato
studiato il quartiere Flaminio in particolare, perché questo luogo era al quartiere Flaminio, e poi ci sono tutte le testimonianze di quelli che hanno lavorato lì per 40 anni, no? Dal 74 al 14. Per saperne di più sul documentario e sul libro, ci sono dei riferimenti internet? Il sito della casa editrice di Mia, c'è la scheda del libro e il documentario è stato fatto prima del libro, si parla di anni di lavoro, dopo il 2014 il documentario fu presentato al Maxi, forse nel 2018. Il libro è uscito da un paio di mesi, 2 o 3 mesi. L'evento Il Politecnico, una storia romana degli anni 70, documentario e libro, a Roma, alla Facoltà di Architettura di Valle Giulia, Aula Fiorentino, venerdì 22 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Amedeo Falo. Alle 16:30. A presto allora. A presto, grazie. Ciao.